La fanciulla, il re delle rane e il figlio del capo. Tanto tempo fa, in un villaggio in Nigeria, c'era un uomo che aveva due mogli, ma ne amava solo una. Aveva una figlia da entrambi, ma lui voleva bene solo alla bambina della moglie che amava. Un giorno la moglie che non amava morì e sua figlia fu presa in carico dall'altra moglie che iniziò a trattarla male e a farla lavorare come una schiava. Via. Nel poco tempo libero che la giovane aveva, andava allo stagno per riposarsi e portava degli avanzi di cibo che divideva con le rane. Una sera allo stagno il re delle rane incominciò a parlare e disse alla giovane: «Cra, cra, visto che sei sempre gentile con noi, ti aiuteremo ad entrare alla festa del figlio del capo del villaggio, donandoti delle vesti e dei gioielli eleganti». Via. Cra cra, ma devi tornare qui prima che tutti gli invitati se ne siano andati, lasciandola una delle tue scarpe. La ragazza andò alla festa e parlò tutta sera con il figlio del capo del villaggio, che era rimasto molto colpito da lei. Poi, come la rana gli aveva ordinato, fuggì lasciandosi dietro una scarpa. Giunta di nuovo allo stagno, la fanciulla fu inghiottita per intero dal re delle rane, che la risputò fuori tutta vestita di stracci come era prima. Che tristezza! Era ritornata alla vita di sempre. Il giorno dopo, il figlio del capo villaggio trovò la scarpa per terra e si ricordò della ragazza con cui aveva ballato la sera prima. Era così bella e intelligente che si era innamorato di lei e voleva sposarla. Il giovane decise di andare per tutte le capanne del villaggio per cercare la proprietaria della scarpetta, visto che non conosceva il suo nome. Tutte le ragazze del villaggio vollero provarsi la scarpetta, ma non entrò a nessuna. Allora qualcuno gridò: «C'è una giovane che abita in quella capanna laggiù che non l'ha ancora provata». Il giovane andò subito nella capanna indicatogli e la scarpetta si infilò da sola nel piede della ragazza. Allora capì che era la giovane con cui aveva ballato alla festa e subito la portò alla sua capanna per sposarla. Il re delle rane era molto contento per la ragazza e le donò dei cuscini di velluto in dote, dicendole anche: «Se la tua sorellastra prova a sostituirti, dille di trattare tutti male e spuntare in faccia alle persone che ti salutano, perché è così che funziona la vita nella capanna del capo». Fu così che un giorno la matrigna volle che sua figlia prendesse il posto della bella sposa. Quest'ultima lasciò il posto alla sorellastra e le consigliò ciò che il re delle rane le aveva confidato. La finta sposa iniziò a sputare in faccia e risponde male a tutti come le era stato detto. Dopo poco tempo il suo sposo capì che lei non era la sua vera moglie. Allora ordinò alle guardie di uccidere la donna e di portargli la vera fanciulla. La ragazza ritornò alla capanna del figlio del capo, dove visse felice e contenta con il suo sposo. Per ringraziare il re delle rane, chiese a suo marito di costruire una fontana nel giardino e invitò tutte le rane dello stagno a vivere lì.
Le rane furono molto felici e i due innamorati poterono addormentarsi tutte le sere con il loro canto. Cra, cra, cra.